Dopo la morte di Federico Barbarossa nel 1190, durante una delle crociate, si pensava che il potere imperiale fosse ormai un potere tendente alla scomparsa. In realtà, il potere imperiale riprende in maniera molto forte, è una figura che darà un grande valore all'impero e darà anche un grande valore al meridione italiano, perché si trasferirà qui, è Federico II. Federico II è un imperatore che ridarà lustro all'impero e capirà che c'è una zona dell'impero trascurata, la Sicilia e il meridione italiano. E invece è un luogo di una bellezza unica e la bellezza, diceva Federico II con grande anticipo, salverà il mondo. Per questo lui si trasferisce in Sicilia e nel Meridione e darà un grandissimo lustro al Meridione. Voi pensate che le università, la scuola siciliana di letteratura, sono dei grandi punti di riferimento. Cioè, noi purtroppo abbiamo abbandonato questa politica meravigliosa di Federico II e abbiamo lasciato che il Meridione diventasse un problema. Cioè, bisogna essere dei folli. Se uno di noi va in Meridione, va in Sicilia, va in Puglia, va in Calabria, vede la bellezza che c'è, bellezza artistica, paesaggistica, culinaria, come si mangia, no? Cioè, ma questo è un problema o una risorsa? No? È come se uno eredita una villa meravigliosa e dice: ma è un problema, ora non so come fare. Può anche diventarlo, paradossalmente. Perché guardate, un mio amico si è rovinato a causa di aver ereditato una villa, non riusciva a venderla, la puoi vendere, ti dispiace, no? Venderla a un prezzo, però tra pagarci ICI, cose del genere, inutilizzata, manutenzione, però è perché non la sai gestire. Se il meridione è diventato un problema perché l'abbiamo gestito male, l'abbiamo lasciato in mano ai peggiori e Federico II invece era uno di quelli che aveva dato un lustro enorme. Le università del meridione erano le università più belle d'Europa. La cultura meridionale è una cultura meravigliosa grazie anche a Federico II, che muore nel 1250. Alla sua morte il Papa, che inizialmente era stato molto vicino a Federico II, alla sua morte ha paura che l'impero prenda troppa forza. Che gioco fa il Papa? Dice: allora, finché c'era Federico II non potevo oppormi, ma ora che Federico II è morto, voglio riconquistare posizioni. E quindi osteggia fortemente il figlio di Federico II, Manfredi, che fu il suo successore al trono di Sicilia. Si alleò il Papa con i francesi, con gli Angioini, contro Manfredi, che venne sconfitto e ucciso nella battaglia di Benevento del 1266 da Carlo d'Angiò, che era il figlio del re di Francia. Finì così purtroppo l'influenza imperiale d'Italia e alla morte di Federico II non diminuì soltanto in Italia, diminuì anche in Germania e aumentò nel meridione italiano l'influenza francese. Il ruolo imperiale divenne un ruolo quasi da gestione di consiglio d'amministrazione. Si passa dalla discendenza diretta all'elezione. Uno può dire: ma l'elezione è un qualcosa di più democratico. Sì, però l'elezione crea anche tutta una serie di meccanismi che tolgono potere all'imperatore. Perché venne fatto l'elezione? Perché Carlo IV di Lussemburgo si rende conto che l'impero o ha un sostegno di qualcuno, quindi chi lo elegge lo sosterrà, o l'impero finirà. E nel 1356 farà la bolla d'oro, che toglieva però all'impero la dimensione teocratica. L'imperatore non derivava più da Dio, ma era eletto, state attenti, non eletto dal popolo, eletto dai grandi elettori. Sette grandi elettori, se ne sceglie sette perché? Perché non ci si può astenere e quindi siamo sicuri che uno viene eletto, perché alla fine se fossero più di due si va al ballottaggio, quindi almeno 4 a 3 finisce. Erano tre vescovi di Magonza, di Treviri e di Colonia, Magonza, Treviri e Colonia, e quattro principi laici, che erano il re di Boemia, il conte del Palatinato,
il duca di Sassonia e marchese di Brandeburgo. Vedete che c'è uno squilibrio, cioè tre sono religiosi e quattro laici. Questo cosa vuol dire? I laici sono più dei religiosi e questo toglie ulteriore potere alla Chiesa. Ovviamente non si tratta di un voto popolare e democratico, ma di un voto di grandi elettori che hanno degli interessi, e questo introduce anche una terribile pratica in Europa del voto di scambio e toglie valore alla figura dell'imperatore, che diventa più che altro come un amministratore delegato per interessi, diminuendo la sua forza politica.